Fatima, sì, di un personaggio che sono due settimane che proviamo a portarlo sul palco, ma non ci riusciamo perché lui è un po' ipocondriaco, ha paura di contrarre il Covid qui all'interno degli studi, ma non ha capito che invece è un posto sicuro, noi rispettiamo il protocollo. Perdonami, è la puntata dedicata alla follia? Sì. E sicuramente avrà fatto una follia, sarà qua tra di noi, vero? Peppe Iodice, dove sei? Quanta gente! Ragazzi, non entriamo, uscite voi! Ci amma divertire! Ma che cosa state facendo? Ragazzi, ma chi è? Guarda qua, i Peppers! Chi sono? Io mi sto creando proprio una realtà a sé, Peppi. Ma c'è gente che lo asseconda, Biagio, vallo a prendere. Allora, Fratimo, Fratima, allora statemi a sentire. Sì. Allora, la prima puntata siete andati in onda di martedì. Sì. Seconda di giovedì, adesso sì, stiamo andando in onda di lunedì. E rimaniamo di lunedì. Dopo bene Burioni c'è stato mandando manicomio. Sempre di lunedì adesso, ve lo giuro. Mattino portaci il vaccino. De mattino stati. Allora, Fratimo, non voglio fare gossip, per l'amor di Dio. Dici sempre lo stesso, dai, andiamo avanti. Ma una domanda te la devo fare. Sì. Ma veramente adesso ti piace il vicciarello? Ma che è questo? Le MIF! Ma guarda! Fai zuzzuzzillo, chi è questa conduttrice? Dici! Ma sono fake news! Peppe! Non devi leggere il web! Io so che sugli ospizi si parla sulle te! comunque, non facciamo gossip! Allora, ho avuto una telefonata. Attenzione, mi stanno andando pure i muscoli in bocca! Però è arrivata una telefonata di Immaculata Rodriguez. Ma non fa caldo là fuori, perché non viene stiamo dentro. Pigliando fuoco. C'è l'aria condizionata. Immaculata Rodriguez. Come te lo dico? Allora, Immaculata mi ha detto testuali parole. Dici al Tamarros. Credo sia tu. So io. Ha detto, io un tiempo pace abbiamo affittato casa in vacaciones todos. Poi lui se le spogliatas. Chi apava caparras? Che devo dire, come parlo tu? Come ma culo, ingascinale! No, ma io non parlo ma non così bene, ti prego. Del mattino, portaci vaccino. Del mattino, portaci vaccino. Ma no, non a voi. Andiamo dentro, andiamo dentro. Ma andiamo, fermi, zitti! Sono io il proprietario. Dammi la mano. Mandiamo un messaggio alla Nazione Seria. Ti prego, no, allora. Vieni, avvicinati. Allontanati, che fai? Vai più indietro. Chiamatelo. Allora, in Italia, Viaggio, durante la quarantena, abbiamo aspettato il vaccino come una chimera. Il vaccino, l'agognato vaccino. Sì. Adesso c'è stata una... C'è stata... Adesso c'è stata una statistica che dice che il 60% degli italiani non farà il vaccino. Perché? Posso dire quello che penso dal cuore? No, sì. No, no. Usciata! Ciao!